Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel canale. Parliamo dei tornei della settimana, in realtà molto funestati dalla pioggia, a Marrakech hanno ancora da finire le qualificazioni e da giocare tutto il primo turno. A Houston almeno le qualificazioni sono finite, deve partire il primo turno. Parleremo anche un po' della partita femminile di Charleston con la nostra Paulini impegnata. Prima di tutto questo, l'invito è come al solito a iscrivervi al canale, a lasciare like al video, ad attivare la campanella per i video. Ancora una richiesta di arrivare il prima possibile ai 500 iscritti per poter avere la community, perché la community in un canale di tennis, poter mettere le foto dei tabelloni, poter mettere le grafiche, poter mettere tutto quello che serve in un canale di tennis è più fondamentale che in altri, quindi mi raccomando, siccome il 40% di voi segue i video e non è iscritto, iscrivetevi, 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 raggiungiamo almeno il prima possibile l'obiettivo dei 500 iscritti per avere un canale più fruibile. Detto questo, parliamo appunto di Marrakech e di Houston. Marrakech, ripeto, totalmente funestato dalla pioggia. Il programma di ieri è totalmente rimandato a oggi, quindi oggi si giocano in Marocco una miriade di partite tra qualificazioni e primo turno. Non so neanche onestamente come la gestiranno, se mezze le rinvieranno a domani, perché boh, non so quanti campi gli serviranno per coprire sia qualificazioni e primo turno. Comunque, oggi se tutto va a regolare, o meglio, se non piove, ovvero se non piove e se tutto va come da programma, la prima sfida dovrebbe essere quella tra Musetti e Ramos, partita programmata per le ore 14:30 italiane e credo anche in diretta sul canale 64, su Super Tennis, per chi la volesse seguire. Stessa cosa per Travaglia Molcan, cambia l'orario, ma la diretta televisiva dovrebbe essere garantita. Orario che, essendo il secondo match e partendo il primo match alle 14:30, indicativamente, prendetela come indicazione, non come orario certo, ma come più o meno verso le 16. Poi può essere le 15:50 o le 16:10, dipende sempre da quando finisce la partita prima. Terza partita in programma e terzo match sui campi è Cecchinato contro Carballe Sbarena, e quindi anche questa in programma tra le 17:30 e le 18:00. Poi possono essere le 17:20, possono essere le 18:10. Gli orari prendeteli sempre con il beneficio del dubbio, perché chiaramente il tennis non è una partita di calcio che si sa quando inizia e quando finisce. Il tennis, una partita, sai quando inizia, ma fortunatamente non sai quando finisce. Lo sport più bello del mondo proprio per questo. Sempre a Marrakech devono finire la loro fatica di qualificazione sia Moroni che Vavassori. Moroni è sotto con Basic un set e un break, mentre Vavassori è sopra un set e 4-3 con Zumur, ma serve Zumur, quindi è praticamente in vantaggio, praticamente in vantaggio di un set. Dicevamo di Charleston, dicevamo del torneo 500 femminile che è partito ieri. Una italiana impegnata in tabellone è la Paulini, che ha battuto abbastanza agevolmente la Lise 2-6-3. Partita che non ha avuto problemi, troppa anche la differenza in classifica. Insomma, la differenza di talento e di classifica perché Jasmine potesse avere dei problemi. Charleston si gioca come Houston su terra verde, è una terra un pochino più veloce rispetto alla terra rossa tradizionale, quindi attenzione anche nel fare pronostici e nel guardare le partite. Considerate questo fatto che la terra di Houston e la terra di Charleston sono la terra americana, la famosa terra verde, che è leggermente più veloce rispetto alla terra tradizionale e quindi avvantaggia un po' di più anche i giocatori adatti al veloce. Detto questo, passiamo alle mie quattro proposte per oggi.
Io mi prendo Vandenzalzup che batte Dellen, mi prendo Sock a Houston, quindi mi prendo il battitore Sock che potrebbe battere Garin, mi prendo Tiafoe sempre a Houston con Giron e mi prendo Davidovich Fukina contro Coria. Poco altro da dire se non già da ora l'invito a seguire il canale, perché da venerdì parte lo speciale Monte Carlo, sarò su a Monte Carlo per tutti i giorni dalle qualificazioni alla finale, quindi potrete vedere video con i punti più importanti delle partite che andrò a vedere, cercherò di registrare il più possibile e i commenti direttamente, se non dal circolo, comunque da Ventimiglia, da dove sono alloggiato, terrò aggiornato ovviamente su Monte Carlo e potendo fare quello che ora non posso fare, ovvero farvi vedere gli spezzoni delle partite, perché chiaramente i diritti d'autore registrare dalla televisione i diritti d'autore mi bloccano il video, mentre da lassù questo problema non esiste e per 9 giorni il canale sarà inondato di video su partite, su match point, soprattutto degli italiani, ma anche ovviamente degli altri e soprattutto dei big che a Monte Carlo scarseggeranno, perché non si sa se viene Fogni, non si sa se viene Sinner, non si sa se viene Berrettini, Medvedev è rotto e sta 2 mesi senza giocare, Nadal è rotto, quindi è un torneo che in 10 giorni ha perso 4 che potevano essere i protagonisti. Peccato, perché insomma, quando vai a vedere il tennis è sempre bene vedere i campioni, ma il divertimento sarà sicuramente assicurato dal grande field di partecipazione. Insomma, partecipano i primi 50-60 del mondo, quindi qualsiasi partita che vai a vedere è un tennis eccellente. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, vi invito di nuovo a cercare di arrivare il prima possibile, magari anche prima di Monte Carlo, ai 500 iscritti, perché nella settimana potrebbero attivare, arrivate ai 500 iscritti, potrebbero attivare la community, sarebbe bellissimo farlo prima di Monte Carlo, sarà molto difficile. Comunque, io l'invito ve lo faccio, grazie a tutti e buona giornata.